Oggi video haul di abbigliamento perché sì, finalmente ho fatto un po' di acquisti di abbigliamento e intanto riprendo anche il dettaglio dell'ordine, così vi so dire quanto ho speso e insomma tutto. Dunque, ho fatto due acquisti su due siti, insomma, uno ok, Calzedonia, ho preso un nuovo costume. E poi ho voluto provare un nuovo sito di quelli che vi compaiono nei social, no? Come diciamo pubblicità. E questo si chiama Dark in Closet ed è un sito di abbigliamento e accessori particolarissimo perché è diviso diciamo, in sezioni, ma l'abbigliamento è in stile o gotico o medievale o steampunk, insomma, dark, questi abbigliamenti un po' particolari. Ci sono sia cose, diciamo, portabili, come quelle che più o meno ho preso io, anche se comunque sono sì particolari, e cosine invece un po' più veramente a tema, che secondo me potrebbero andare benissimo per chi fa cosplay. Però ecco, insomma, io ho cercato di prendere più o meno quattro cose, perché comunque i prezzi non sono proprio bassissimi, quattro cose di quattro categorie diverse, e cioè ho preso una minigonna, una magliettina, dei pantaloni e un vestito, di modo che mi potessi rendere conto delle taglie. E praticamente io ho speso in totale 213 dollari ed è un sito cinese e praticamente i pantaloni li ho pagati 78 dollari, mentre il vestitino l'ho pagato 33 dollari e 60. La magliettina 43 dollari e 20, mentre la minigonna è 58 dollari e 40. Quindi insomma i prezzi sono un po' altini e quindi è per questo che ho preso solo quattro cose e diciamo che ho preso di tutto la taglia più piccola che è la S, tranne della minigonna che è la XS. E quindi insomma ho voluto fare questo ordine per regolarmi appunto per le taglie. Allora, che dire innanzitutto della spedizione? Dunque, secondo me se spediscono normalmente, cioè che fate l'ordine e spediscono dopo 2-3 giorni dall'ordine, vi arriva prestissimo. Io purtroppo non sono stata molto fortunata nel senso, allora, sono molto precisi, nel senso che vi arrivano tante mail di informazione e sono molto attenti, questo sì, e praticamente ad ogni step del pacco vi arriva una mail. Solo che io, ok, ho ordinato, mi è arrivata la mail dicendomi che i tempi di spedizione sarebbero stati un pochino lunghi per tutti appunto questi problemi che ci sono, ok. Solo che passavano i giorni e il mio ordine era sempre in preparazione e non partiva mai. Anzi, a un certo punto mi è arrivata la mail con scritto siamo pronti per la spedizione, e però il pacco non partiva. E quindi a un certo punto, dopo 2-3 settimane, adesso non ricordo bene, gli ho mandato un messaggio per sapere. Mi hanno risposto praticamente subito e scusandosi. Il giorno dopo il pacco praticamente è partito dalla Cina e dopo un giorno di partenza, insomma, di viaggio, era arrivato già in un aeroporto in Belgio, quindi tempo 2 giorni mi è arrivato. Quindi insomma, se spediscono bene, arriva in frettissima. E niente, io direi di iniziare. Allora, io ho preso tutte cosine nel reparto gotico, perché è un genere che a me piace tantissimo. E di quell'altra diciamo mi piace molto lo steampunk e già ho visto una camicetta bianca bellissima. Prossimamente penso che la prenderò perché ho voluto fare questo ordine anche per regolarmi un po', sia per le taglie ma anche per la qualità. Essendo appunto un sito di questi che vi compaiono così, non si sa mai, no? E invece la qualità dei prodotti mi ha veramente sorpresa e secondo me costano, però valgono. Allora, vi arriva tutto confezionato, ognuno nella sua bustina.
Io però ho lavato tutto prima di indossarlo e lavato quindi e stirato perché comunque, non lo so, erano comunque bustine di quelle richiudibili, non erano proprio sigillati, quindi insomma ho preferito lavarli. Iniziamo dalla... visto il genere che ho voluto appunto prendere, ho comprato poi su Amazon due catene, come appunto queste, da attaccare proprio nei pantaloni, comunque nelle gonne, perché c'erano proprio queste cosine fatte apposta per le catene, questi dettagli, e quindi mi è piaciuto mettercele. Però ecco, le catene che vedete non sono comprese. Allora, questa è la minigonna che ho preso, che ovviamente è tutto nero. Dettaglio che ha sulle cosce praticamente questi incroci con il laccetto, e da una parte appunto ci ho messo la catena perché c'era comunque il cerchio di metallo, dall'altra invece ha la tasca con il dettaglio con tutte queste borchiette, che secondo me è top, è fantastico, è bellissimo. A me queste cose con le borche piacciono tantissimo. Dietro ha due tasche finte, ha la cerniera e può sembrare corta, però in realtà dentro ha il pantaloncino che arriva sì e no sotto proprio al sedere. Quindi insomma, diciamo, non si nota, però se vi mettete seduti comunque vi copre, e quindi niente, questa minigonna è fantastica anche per il dettaglio del pantaloncino. È tipo jeans, quindi è abbastanza pesante, e però ecco, mi è piaciuta tantissimo. E avendo questo dettaglio così, no, intrecciato sulle gambe, io l'ho pensata abbinata, e poi vedrete insomma quando le indosso, l'ho pensata abbinata con questa magliettina che è stupenda, stupenda, stupenda. Allora, ha il dettaglio così che scende sulle spalle, e io vi vorrei far notare il dettaglio delle maniche romantiche fatte di tulle, e il pizzo, tulle e pizzo, sono bellissime. In più ha questa parte che va praticamente qui sul collo, trasparente, che si chiude dietro con i gancetti, e ma, i gancetti, i bottoni sono carini perché hanno come dei ricami sopra, insomma, delle rose, quindi sono molto carini. E la cosa che mi è piaciuta è il fatto che sia tutta incrociata davanti, che riprende appunto la gonna, e in più è percorsa da tutto questo pizzo che la rende romanticissima. Quindi per me questo è veramente un abbinamento molto molto carino, e secondo me appunto, poi lo vedrete dalla clip, stanno bene insieme. Faccio vedere da vicino il dettaglio di questa maglietta stupenda, stupenda, bellissima. Allora, innanzitutto il dettaglio della maglietta da vicino, perché secondo me è qualcosa di delizioso, e io sono anche riuscita, mi sembra sì, perfettamente, ad allacciarla dietro da sola, quindi, cioè, fantastico. E niente, è bellissima perché... Comunque, qui rimane sulle maniche, almeno a me, un pochino lenta, e sinceramente non mi dispiace perché mi dà un senso, non so, mi piace. E cioè, queste maniche sono qualcosa di delizioso, veramente sono bellissime. Qui, questo secondo me rende il tutto molto aggressivo, e questo fatto di tutto questo intreccio qui davanti è bellissimo, e secondo me non ci sta male con la minigonna. Anzi, i dettagli sono bellissimi, cioè la tasca con le borchie è top, e non so se lasciare la catena, quindi questo fatemi sapere se secondo voi ci sta bene o no,
Non lo so ancora, non ho ben deciso, però secondo me avendo qui il cerchio, secondo me comunque questo è per metterci la catena e io quindi ce l'ho messa, quindi secondo me ci sta bene. E il pantaloncino sotto è top, perché non è lunghissimo, però comunque copre e quindi stando seduti non c'è proprio nessun problema. Ve lo faccio vedere da lontano, sempre sperando di entrarci nell'inquadratura perché da qui non vedo assolutamente. Comunque questo è tutto il dettaglio finale dell'abbinamento e secondo me insieme stanno bene e niente, io sono super super contenta, tutto molto molto bello e sciccoso. Poi passiamo ai pantaloni e anche qui io ci ho messo la catena. Questa è doppia e secondo me ci sta bene. E anche qui ce l'ho messa, non c'era lo spazio per mettercela, però ci stava bene secondo me. Allora, il particolare di questi pantaloni. Io quando l'ho visti ho subito detto che erano un pochino larghi, però c'è il vantaggio che hanno i passanti e quindi insomma vabbè, ci metterò una cinta. Allora, il dettaglio di questi pantaloni è... sono elasticizzati, hanno dietro le tasche, quindi come vedete sono ben rifiniti anche dietro e non sono tutti lisci, tipo leggings per capirci, ma sono tutti fatti con questa stoffa in rilievo che riprende un po' tipo la texture di un pizzo e quindi questo già li rende belli. E davanti sulla coscia hanno praticamente il dettaglio tutto di pizzo, che ovviamente vedrete bene nella clip, perché così se no non si capisce nulla. Però ecco, la cosa fantastica è che sono comunque precisi anche di lunghezza, di vita un po' meno, poi lo vedrete, però cioè, sono morbidissimi, confortevolissimi, fantastici. Mi piacciono tantissimo. Allora, ok, dunque... come previsto i pantaloni sono leggermente larghi in vita, ma con... che poi li ho messi un pochino giù perché in realtà precisi sarebbero così, e come vedete sono molto molto larghi, ma cioè con i pantaloni a vita alta per me questa è la normalità insomma. Di buono c'è appunto che avendo i passanti ci posso mettere tranquillamente la cinta. Comunque anche mettendoli un pochino più giù già la situazione un po' migliora. Comunque a parte questo, cioè comodi comodi comodi, non so, anche oggi non so se riesco a farvi vedere tutta la figura intera, credo di sì. Secondo me con queste scarpe cioè sono, come si dice, la morte sua. E niente, sono proprio fatti bene, sono morbidi, hanno le taschine anche dietro, sono elasticizzati, però cioè non stringono assolutamente, sono comodissimi e a parte il discorso della vita, per il resto mi stanno precisi, insomma, via. Yeah. Devo dire che per essere un acquisto fatto così alla cieca sono soddisfatta. Non so se avete visto bene le scarpe, ma le scarpe che intendo metterci sono esattamente queste che vi avevo fatto vedere l'anno scorso, bellissime. E niente, questo stile vampiresco secondo me è bellissimo la sera per andare in qualche locale, per andare a ballare, cioè sono proprio proprio carini, sono particolarissimi, molto molto ben rifiniti secondo me, proprio belli. Io ci ho aggiunto ovviamente la catena che non era prevista, però secondo me ci sta carina, quindi anche questi promossi. E poi il vestitino. Allora, il vestito è semplicissimo, a maniche lunghe, di quelli che sono avvitati e poi scendono giù più larghi fin sopra il ginocchio, classica scollatura rotonda, ma la particolarità che mi ha colpito ovviamente è questo dettaglio con le borchie, insomma con queste, no, le borchie, fibbie sulla spalla,
che lo rendono aggressivo e a me piace tantissimo questo vestito, è niente, questo è proprio è il mio, il modello io così lo adoro, con un bel paio di scarpe sotto con i tacchi è bellissimo e anche questo è fantastico. Se fosse stato XS, preciso. No, cioè, questo vestito è perfetto. Cioè, forse, se fosse stato un pochino più piccolino, più stretto, non sarebbe stato male. Però, in generale, anche con una cinta, comunque il problema si risolve. Però è perfetto. Perfetto. Allora, il dettaglio delle maniche è qualcosa di bellissimo a chi piace ovviamente questo genere. La scollatura anche è adattissima a chi ha poco seno come me e vi faccio vedere la lunghezza. La lunghezza è questa. Quindi perfetto, appena sopra il ginocchio, quindi portabilissimo insomma per uscire e niente, anche con un bel paio di tacchi alti è stupendo. Io adoro questi tagli così di vestiti perché secondo me sono quelli che mi stanno meglio e questo è bellissimo, dietro è semplicissimo però insomma carino. E niente, io con queste scarpe sotto lo adoro. Spero che si riescano a vedere da lì, non lo so se la mia inquadratura farà vedere tutto. Comunque ho queste scarpe bellissime, così forse le vedete, con questo mega tacco, però sono comodissime, veramente molto molto comode. E niente, adoro che si vedano poi i tatuaggi sulle gambe, insomma. Niente, questo vestito è bellissimo, 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 top! E poi passiamo a Calzedonia. Allora, quest'anno da Calzedonia, se si spendono 50 euro, e guarda caso il mio costume costa proprio 50 euro, ti regalano la borsa mare di queste tonalità stupende, corallo, e niente, una borsa che fa sempre comodo con i manici in corda. E ho voluto prendere un costume perché, allora, da un po' che ci pensavo, però l'anno scorso c'era tutta questa moda dei costumi a vita alta che assolutamente non mi piacciono e niente, ho passato. Quest'anno mi sono detta, voglio un costume nuovo e io lo volevo con lo slip a V. E cercando qua e là li trovavo ma non mi convinceva magari il colore, perché io preferisco costume a tintomenità piuttosto che a fantasia, e però deve essere comunque un colore, perché un costume tutto nero, un costume tutto bianco sinceramente no. E niente, alla fine da Calzedonia l'ho trovato, è lui. Anche qui, fosse stato di una taglia più piccolo non sarebbe stato male, però vabbè. E niente, è lui. Allora, è di questo bellissimo color corallo ed ha finalmente lo slip a V. Dietro una taglia in meno, ovviamente sarebbe stata un pochino più stretta e più precisa, però vabbè. Lo slip quindi, oltre ad avere qui insomma la forma V, ha lateralmente questi gancetti dorati che si cerchi, ma è morbidissimo, è confortevolissimo, non segna assolutamente, è veramente molto molto morbido. E sopra ha le coppe leggermente imbottite a triangolo preformate con i due gancetti al centro e niente, classico triangolino. E come vedete mi sta bene, però anche qui una taglia più piccola, mannaggia, sarebbe perfetta. Ok, il costume è molto molto carina secondo me, e però confermo la mia impressione, e cioè che se fosse stato quella taglia più piccolo non sarebbe stato male, almeno nel mio caso, per cui
Vi prego, Calzedonia, fate i costumi di una taglia più piccola per chi ha un fisico come il mio. Però confermo che il reggiseno è perfetto, non si apre, perché molto spesso questi reggiseni un po' più rigidi hanno questa tendenza, piccolini quindi, anche come sempre nel mio caso, hanno la tendenza ad aprirsi. Quando anche uno si piega, questo no, quindi è perfetto. Questi, gli slippini, sì, mi piacciono, credo che vadano portati così sgambati, però ecco, confermo che se fosse stata quella taglia più piccola sarebbe stato molto molto più preciso. Comunque nel complesso il costume è questo. E niente, mi piace veramente tantissimo, secondo me insomma è molto molto carino, semplice, però con questi dettagli dorati insomma è carino. E poi quindi niente, lo volevo con lo slip a V e questo è stato quello che mi è piaciuto di più anche per il colore, quindi secondo me quest'anno questo sarà il mio costume preferito. E vabbè, Calzedonia è sempre un po' una garanzia, però vi prego, fate la taglia più piccola, perché a me sinceramente avrebbe fatto comodo. E niente, questo è tutto il mio video haul di questo periodo, e sì, sono poche cose, però come avete visto costano e quindi insomma mi sono contenuta. Però sicuramente io in Dark in Closet ci tornerò presto, perché ho visto altre cosine che mi piacciono tantissimo, altre minigonne, camicette bellissime, e quindi prossimamente vi farò un nuovo video haul. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, se vi va iscrivetevi e se vi va seguitemi anche sui social, soprattutto Instagram, e al prossimo video, ciao! Thank you.